Allora, oggi è una prova sicuramente superlativa di tutti. Gli innesti nuovi sono stati sicuramente un buon viatico per la squadra. Oggi i ragazzi veramente non potevano fare meglio, hanno dato il massimo, si vedeva dall'inizio che avevano veramente voglia di giocare, avevano voglia di vincere, si è visto dai primi minuti. Il mister oggi ha preparato veramente bene la squadra, infatti nel primo tempo abbiamo sempre avuto noi il pallino del gioco, poi è venuto il gol, molto 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 bravi, abbiamo recuperato tanti palloni e li abbiamo giocati bene. Niente, il viaggio è lungo, oggi era una battaglia e l'abbiamo vinta e davanti a noi ancora c'è da fare la guerra, ma con questa squadra sinceramente possiamo prenderci delle belle soddisfazioni. Sicuramente con questa vittoria ci sarà una carica in più per affrontare le prossime partite. Ah, indubbiamente, vincere con il Casarano non è da tutti, sicuramente è la squadra da battere quest'anno perché hanno delle individualità importanti e è inutile fare nomi perché è veramente una squadra quadrata in tutti i settori del campo. E ripeto, oggi il mister veramente è stato molto molto bravo a preparare la partita e si è visto in campo con i raddoppi, sono andati sui loro giocatori più importanti nei raddoppi, ragazzi, veramente bene, tecnicamente preparata in maniera superlativa. E questa è una vittoria innanzitutto dei ragazzi e del mister, che credo abbia veramente preparato la partita da un punto di vista tattico in maniera anche sorprendente, ovviamente in positivo. E credo che proprio oggi la tattica, soprattutto nel primo tempo, sia stata determinante. Quindi grandissimi complimenti ai ragazzi, al gruppo, anche a chi è entrato dopo e anche a chi è rimasto in panchina e da mister Danucci. E poi, se mi permettete, insomma, complimenti anche alla società, ci facciamo questo bellissimo regalo. Credo che dopo tanti e tanti mesi di tormenti vari, credo che ce lo siamo meritato e ce lo teniamo stretto questo momento di grande, devo dire anche commozione, perché non mi nascondo che al secondo gol di Caputo insomma, c'è stata tanta commozione in tribuna in molti di noi e quindi un momento veramente bellissimo. Ieri nello spogliatoio e a fine allenamento siamo entrati con gli altri dirigenti mi sono proprio sentito di dire: ragazzi, domani per noi inizia veramente un nuovo campionato. C'erano delle sensazioni belle perché li seguiamo ogni giorno, abbiamo visto quanto si sono impegnati e come si è compattato il gruppo, abbiamo recuperato tantissimi infortunati e fatemelo dire, io non voglio mai essere polemico, mi voglio godere il momento, però quando le prime giornate dicevamo che mancava praticamente quasi tutta la squadra e quindi anche con prestazioni positive, comunque alla fine il risultato non ci premiava perché comunque erano troppi gli infortunati, erano troppe le assenze, qualcuno si è fatto una risata, qualcun altro ha parlato di scuse, questa società, questo presidente non accampa scuse, non trova mai alibi, però fa delle analisi serie, equilibrate, oggettive, oggi con la squadra praticamente al completo ed anzi ancora con fuori Mattia Trinchiera e Leo Granato, e scusate se poco, permettetemi di dire che oggi veramente a un certo punto sembrava come dire il Nardò e il Casarano di Nardò, senza nulla togliere a nessuno, ma a livello di obiettivi. Quindi credo che sia un momento veramente di felicità da condividere naturalmente anche con tutti i nostri tifosi che so che in tantissimi oggi hanno seguito la diretta streaming sul nostro canale di Facebook, ma chiaramente ci auguriamo di poterli presto riportare al Giovanni Paolo II e sugli spalti di tutti i campi del Girone H, dove loro abitualmente ci seguono con la loro grandissima passione e il loro grandissimo calore. Allora, mister, sicuramente una grande partita. Vogliamo dire che gli innesti hanno anche influito su questa partita? Ma sicuramente il fatto che oggi comunque hai la possibilità di scegliere chi mandare in campo e di avere dei cambi all'altezza a disposizione rende tutto molto, molto più semplice. Quindi sicuramente gli innesti sono stati fondamentali, anche perché alla fine prima eravamo corti, ora invece siamo comunque una squadra che ha la possibilità di variare molto anche la formazione iniziale. Innesti, ok, abbiamo avuto tutti la conferma che effettivamente gli innesti servivano, però il Nardò sin dal primo minuto, ordinato, organizzato, questa partita è stata preparata nei dettagli, effettivamente.
Grazie. Sì, ti ringrazio. Abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario fortissimo. Se pensiamo di giocare col Casarano, di non subire nemmeno un tiro in porta, è pura utopia. Quindi abbiamo concesso il giusto al Casarano, una squadra che ha soltanto davanti, oggi aveva gente davvero importante, ma noi siamo stati molto, molto bravi a fare la partita che dovevamo fare, perché penso che per 35 minuti il Casarano non abbia mai tirato in porta. Noi abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol, per fare il 2-0, poi naturalmente è uscita anche un po' la loro qualità, il loro palleggio che ci ha un po' schiacciati, però devo dire che i ragazzi si sono difesi benissimo, abbiamo avuto tantissime ripartenze per poter fare 2-0, abbiamo fatto una grossissima partita, vi faccio veramente un grande applauso alla mia squadra, che sono stati veramente fantastici. Cancelli è un giocatore che può giocare in qualsiasi ruolo del campo per me, è uno di quei ragazzi prima di tutto che si allena in una maniera encomiabile, è un over perché non è un under, per come vedo io il calcio è un over, e quindi può fare benissimo tantissimi ruoli, è un giocatore importante per noi, è un ragazzo per bene, sono sicuro che farà strada. Dalla partita di oggi possiamo trarre delle buone conclusioni per il proseguo del campionato? Certo, la partita di oggi ci dà, oltre al fatto che ci dà i 3 punti, che erano la cosa più importante, perché comunque stavamo nei bassi fondi della classifica e noi dobbiamo tirarci via da quelle zone al più presto, ma poi ci dà consapevolezza che siamo un'ottima squadra, che possiamo giocarcela con tutti, e devono comunque anche avere un po' timore di noi, perché ora siamo un'ottima squadra. Sono le colpe che ha avuto il Casarano per il gioco che ha fatto, pochi tiri in porta, un palo diciamo esterno preso, per il resto niente, sembravano parti inverse, Nardò il Casarano Nardò, nelle prime. È vero, io sono io il responsabile, la colpa è mia perché non sono riuscito a preparare bene questa partita dopo un mese di stop, non sono riuscito a trasmettergli questa cattiveria che in questo campionato i nomi non contano. Io sono il primo responsabile, mi assumo le responsabilità, mi dispiace per la società che loro ci tenevano molto per il derby e tutto, però è colpa mia, poi da martedì si riprenderà, perché poi tutto sommato è un episodio che è successo, il campionato non finiva oggi a Nardò, no, per noi inizierà oggi il campionato, perché se non cambiamo registro non andiamo avanti da nessuna parte. Mister, in che percentuale dai la colpa a questa sosta forzosa? Vabbè, oggi è semplice dire la colpa della sosta, la colpa, ripeto, io sono il primo responsabile, la colpa me la assumo io, le mie responsabilità, come ho sempre fatto, no, mica, non ho nessun problema, però sicuramente ecco, non siamo neanche minimamente il Casarano di un mese fa, però questo lo dobbiamo dare a ricercare in tante cose, martedì ci facciamo una bella chiacchierata con i ragazzi e si deve ripartire, perché oggi non si può giustificare nessuno, non si può parlare male di nessuno, perché tutta la squadra che non ha giocato, cioè il Nardò ci ha surclassato sotto l'aspetto mentale, fisico, di voglia, di lottare, noi pensavamo che solo con i nomi si possa vincere. No, non è così, io però la colpa è mia, mi assumo le responsabilità, da martedì ripartiamo. Mister, già dalla partita dell'Aversa, non vorrei essere ripetitivo, io vedo un Casarano molto ma molto lezioso, cioè concretamente non porta palle avanti, non, cioè, è una squadra un po' spenta. No, spenta no, perché questa è una squadra che ha qualità, ha palleggio, ha tutto, però non basta, in questo campionato non basta, in questo campionato serve lottare, correre più degli avversari, avere mentalmente quella fame e quella voglia di mangiarsi ecco, l'erba, come si suol dire, e di avere voglia di emergere, perché sennò non si va da nessuna parte. Questa è una squadra che ha grosse qualità, però quella solo qualità non basta. Mister, un'ultima cosa, la rinuncia a Giacomarro è stata motivata da qualcosa? Perché soprattutto nel secondo tempo ci saremmo aspettati che il centrocampo del Casarano, diciamo, godesse del suo apporto, invece perché non l'ha voluto?
No, perché per giocare con i quattro attaccanti grandi bisogna fare una scelta e la scelta a volte viene penalizzato qualcuno. Può darsi che oggi, ma oggi non c'è nessuno da salvare, ecco, oggi non puoi dire oggi il centrocampo, la difesa, il singolo, oggi è proprio tutta la squadra che siamo venuti meno, io sono il primo responsabile, ripeto, e mi assumo le responsabilità, oggi è tutta la squadra, è ovvio che devi fare delle scelte, sia avere un attaccante in più o avere un centrocampista in più. Ho preferito avere un attaccante in più, però questa è stata una scelta che io avrei fatto lo stesso a prescindere da tutto. Lei si aspettava un Nardò così guerriero? Sì, perché questo non è solo il Nardò, io me l'aspettavo, lo sto dicendo da 10 giorni, ma non è solo il Nardò, lo sarà il Cerignolo, sarà il Molfetto, sarà il Sorrento, saranno tutti quanti. Io ho detto che noi dobbiamo fare 30 finali, 30 partite che dobbiamo lottare, perché da dove andiamo ci aspetteranno. I ragazzi ci dobbiamo dare una svegliata, ci dobbiamo dare una mossa, perché sennò ecco, non andiamo da nessuna parte. Questo è un bello schiaffo, ecco, diciamo così, ci servirà sicuramente da lezione e sicuramente non dobbiamo commettere più gli errori, ma non gli errori tecnici o tattici, gli errori di mentalità, di andare sui campi e pensare che solo perché siamo il Casarano e abbiamo questi nomi si possa vincere il campionato, se no non andiamo a nessuna parte. Adesso in campo secondo tempo e gol, una soddisfazione abbastanza grossa. Sì, sono molto contento perché poi nel calcio come nella vita torna tutto e mi sono ripreso la mia rivincita personale umilmente nel campo. Magari qualcuno 2 anni fa non ha creduto che io potessi continuare a giocare con la maglia del Casarano, quindi oggi ho fatto gol, sono molto contento e porto un rispetto grandissimo per questa piazza e questa squadra che sono convinto che alla lunga poi riuscirà a vincere il campionato, perché è davvero una squadra forte. Per il resto sono molto contento e felice per tutta la squadra, perché davvero abbiamo fatto una grossa prestazione, ripeto, contro una squadra fortissima, quindi sono davvero contento. Nonostante questa sosta siete entrati in campo con una caparbietà molto ma molto buona. Sì, siamo entrati in campo molto decisi, determinati, perché affrontavamo una squadra forte, quindi sapevamo che non potevamo permetterci di sbagliare l'approccio. Siamo riusciti a passare in vantaggio e poi siamo stati bravi nella ripresa a fare il 2-0 e a vincere la partita. Sicuramente molto ma molto contento per la partita di oggi. Assolutamente, secondo me ogni squadra alterna dei brutti momenti stagione. Noi l'abbiamo trovato all'inizio e siamo stati bravi a farlo durare il meno possibile. Questa non è una vittoria che è caduta dal cielo, cioè siamo guadagnati, ogni giorno abbiamo alzato l'asticella giorno dopo giorno. Abbiamo dimostrato di poter mettere in mezzo qualsiasi squadra del campionato, giocare come sappiamo. Oggi sicuramente avete giocato col coltello tra i denti. Certo, come ho detto prima non è stata una partita semplice, però abbiamo cacciato tutta la grinta, la rabbia che avevamo dentro per i punti persi nelle prime partite e ce la siamo portati dalla nostra parte questa partita. Un buon viatico per il proseguo del campionato. Sì, dobbiamo continuare così, già da martedì pensiamo alla prossima, questa vittoria la mettiamo alle spalle, guardiamo già oltre.